Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Continuiamo l'esplorazione. Mi sa che questo giro ci conviene fare l'altra missione rimasta. Prima di quella del pazzoide là. Allora, J no. Com'è che era? L forse. Vediamo. No. Boh, vabbè. Allora, questo è fatto, questo è fatto. Ci manca questa roba qua e quello dei tamburi nella giungla. Facciamo che mettiamo questo. E però dobbiamo accamparci. Ok. Allora, abbiamo visto nello scorso episodio che effettivamente possiamo fare delle altre attività che non avevamo più preso in considerazione, le attività contestuali. E quindi proverei a mandare qualcuno al posto che è alla guardia, ecco, tipo Bernardo Trevino a mappare le montagne. Un po' problematico, no? Aspetta, facciamo uguale. Mandiamo magari il dotto qua, il medico. Lui è medico o dotto? È medico. Zaraga invece è dotto. Mandiamo lui a fare magari la mappa di montagne. Tanto non cambia molto la caccia e vediamo un attimo se ci risolve un po' la situazione. Razioni, come siamo messi? Mangiano tutti carne, ottimo, e non ne va male. Buono. Allora, 17 unità di carne, le cose resistono e abbiamo ottenuto 100 punti di esperienza per aver tracciato la mappa delle montagne. Adesso abbiamo quindi 190 di esperienza, possiamo far salire qualcun altro di livello. Farei salire qualche soldato a questo punto. Tipo Echeverria o Quintero. Non mi ricordo, lui ha il falcione. Potrei effettivamente fare lui, aumentare la sua guardia. Perché i cacciatori ormai li abbiamo potenziati. E ok. L'esploratore potrebbe essere utile per migliorare l'esplorazione. Però non abbiamo usato l'esplorazione alla fin fine. Sviluppa. Cos'è sviluppa? Sviluppa non abbiamo ancora. Non c'è ancora stato reso disponibile. Forse sarà una cosa poi in futuro. Mi sa che potenzio un altro soldato. Va, andiamo su Echeverria magari. Però aspettate un attimo, Isabella com'è? E sciabola. Sì, no, uno con arma lunga potrebbe starci effettivamente. Andiamo su Echeverria. Facciamo. Spada, blocca. Questa non è male. La difesa incrementata di 5 punti contro il corpo a corpo. Anche buon paziente, non è male. Il seguace provoca il 10% di danno in più quando ci sono 8 più esagoni dall'alleato più vicino. Un attacco di opportunità ogni turno extra. Molto molto interessanti tutti questi.
Il bonus al danno dei nemici quando fiancheggiano queste seguace. Schiva. No. Attacco a distanza non mi interessa, tiratore scelto no, vendicatore. Ok, no, allora farei qualcosa più sull'attacco, sulla... Allora, schivata, no. 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 È troppo poco questo, mi sa. Ok, allora, difesa contro gli attacchi a distanza, oppure... Mi sono indeciso se è il buon paziente o blocca. Ma preferisco blocca a questo punto. Sì. E mettiamo delle abilità in guardia, ok. Ottimo, allora andrei a prendere questo tesoro qua. Ah, tra l'altro vorrei vedere una cosa che ho controllato nel frattempo. Siamo davanti all'ingresso dell'affare? Sì, mi sa di sì. Allora, vorrei vedere... Dovrei aver scoperto che con spazio ci si muove, nel senso si accetta il movimento, vediamo. Ok. Ottimo, ci avrebbe risolto un sacco di problemi questo discorso. Una delle altre erbe. Andiamo prima a prendere le altre. Cosa c'è qui nei dintorni? Niente. Niente che conosciamo più che altro. Perché non abbiamo ancora continuato in quella direzione. Vabbè, andiamo in là. Ci accampiamo. Allora, Zaraga gli farei... Allora. Metterei consolidare la mappa di dintorni. Metterei un cacciatore. Ah, adesso sono tutti e due da 9, però effettivamente. Ci proviamo? Proviamo, vediamo se per caso ci riusciamo a ottenere abbastanza carne. Sì, ok. Ok, ottimo. Allora, in più abbiamo preso delle altre esperienze, per cui noi dobbiamo avere ancora abbastanza per far salire un altro personaggio di livello. Non so se far salire un dottore a questo punto. Mettere magari dei punti in sviluppo. Non so ancora cosa serva a sviluppo. Il dotto... No, questo è l'esploratore. Il dotto dovrebbe avere buono sviluppo, sì. Ma anche i dottori non sono messi male di sviluppo. Il fatto è che loro non li uso in battaglia, quindi mi sa che mi conviene magari far salire qualcuno che uso in battaglia. Allora, tra l'altro in Civeria potrei anche spostare l'attrezzatura in modo diverso, potrei mettere l'alabarda qua. 1 e 1, 2. Adesso fa un sacco di danni. Ognuno di quelli aumenta di uno il danno. E non è male. Invece questo qua quanto aumenta la riduzione? Al dell'1% anche questo. Vabbè, li metterei tutti e 5 qua sulla la barda a sto punto. Sono molto indeciso. L'esploratore com'è che... Ha 45 di danno. Però non ha l'attacco a distanza. Non lo uso in battaglia, però potrei effettivamente potenziarne uno che non mi serva in battaglia. Che cosa prende salendo? Cura, elimina tutti gli effetti del danno nel tempo e gli effetti negativi da un'unità alleata e concede 15-25 punti di resistenza. Non è male come abilità effettivamente, però finora non abbiamo utilizzato i dottori in combattimento. Tra l'altro, le abilità sono sempre le stesse degli altri, quindi mi sa che andrò di nuovo a potenziare un soldato per quanto
triste possa essere. Questo è di nuovo falcione, questo invece con spada, sciabola. Però l'esploratore, se ci dovesse servire il pattuglia. Ma facciamo un soldato per ora, Enrique Ruiz o Juan Ortega. Ma facciamo Ortega, dai. Ah, ma Ortega non ha equipaggiamento, andiamo su Ruiz. Ottiene stordisce. Metterei anche lui il blocca. Non so se mettere più guardia. Tutto in guardia. O mettere anche un po' di pattuglia. Mettere, allora, facciamo così. E così. Sì, dai. Tra l'altro poi ricordiamoci che abbiamo dell'equipaggiamento che possiamo sfruttare. Allora, andiamo un attimo qua, vediamo se per caso riusciamo a sopravvivere a questa missione. Ok. Avvicinandoti alle rovine odi il suono di un canto lento e primitivo, ai confini della giungla dove gli alberi si aprono in una radura. Fai fermare i tuoi uomini e fai loro segno di abbassarsi e rimanere nascosti. Le rovine sembrano quelle di un antico tempio appartenente a una civiltà precedente e probabilmente voi siete arrivati proprio mentre i pagani si preparavano per un rituale. Alcuni uomini e donne stanno decorando i loro corpi con disegni blu e bianchi di varie forme, mentre altri stanno accatastando la legna per una grande pira. Molti pagani sono disarmati, ma le armi sono a portata di mano, soprattutto archi, ma anche alcuni scudi e spade di ossidiana. Sparse per la radura vi sono lance piantate nel terreno con delle teste infilzate sulle punte. Durante il viaggio nell'Atlantico, i tuoi uomini si raccontavano storie su questo culto. Se attacchi adesso, prima dell'inizio del rituale, potresti coglierli impreparati. Tuttavia, un attacco notturno renderebbe tutti quegli archi un po' meno pericolosi. Il fatto che renderebbe meno pericolosi anche i miei fucilieri, la notte. Provo ad attaccare ora. Male che vada, abbiamo appena salvato, quindi. Ok, prendiamo i soliti. I due cacciatori più i quattro soldati. Ah, gli eventi contestuali come pescare, effettivamente non abbiamo mai usato pescare. Allora, sono tutti qua. Non abbiamo molto margine, effettivamente. Cosa sono dei maghi? Hanno questa bacchetta che muovono, boh. Allora. Potrei accerchiare quello e cercare di tirarlo giù. Con chi abbiamo? Isabella, Echeverria e Ruiz. Questi sono solo. Non sono. Ah no, lui è. No, sono tutti e tre i più forti. Ok, che abbiamo davanti. Poi abbiamo lui che è il soldato non upgradato e loro due che sono entrambi potenti. Allora, sì. Quanto è? 100 di resistenza, danno corpo a corpo 37-46. Questo cosa? 40-49. Quelli fanno un sacco più danno, ma non posso arrivarci in un movimento solo. Quindi mi sa che farò così. E forse riusciamo a tirarlo giù. Anzi, dovremmo. Andato.
Allora, visto che quelli sembra che siano quelli che fanno più danno, mi sa che mi conviene cercare di 75%, ok, di tirarli giù, magari anche dalla distanza. E muovo. No, muoverei a proteggere di qua. So che possono arrivarmi qua addosso, ma vediamo, questi non possono più muovere. No, lei può ancora muovere. Ma non so quanto mi convenga muoverla. No, lasciamo così. Aia. Questo rischia di brutto. Mancato. Ah, ce n'era uno là dietro, non l'avevo visto quello. Ah, effettivamente. Ottimi questi tiri di opportunità. Aia. Ok, no, si è messi abbastanza bene. Oh, questa dovrebbe lasciarci le penne. Ah, l'ha bloccato. Ok, con questo, se passo di là ho due tiri di opportunità. Allora, proverei un attimo. Allora, loro possono colpire quello. No, una copertura totale, purtroppo. Mi sa che conviene tirare giù questo, allora provarci almeno. Ma no! Bloccato. Non ci voleva. Allora, questi hanno agito. Andrei a prendere questo dalle sp alle spalle perché. Ah, non posso. Non mi bastano i movimenti. È che se vado qua mi vado a impegolare in una situazione un po' incasinata. Perché là mi danno poi tutti. Ah, posso avanzare? Sì. E vado ad attaccare così. Così, essendo circondati, dovrei avere il tiro di opportunità. Aia. Niente, c'è andato. Esce Verria. Allora. Ok, tu riesci a tirare giù quello? Se riuscissi a tirare giù quello sarebbe. Allora, vai qua e qua. Ottimo! Così almeno l'altro non ha più tiro di opportunità. Ok, cercherei di isolarlo se possibile. Ottimo, così. E con questi due andare a sparare a lui. Non ci muore, ma almeno sarà fortemente debilitato il prossimo turno. Cribbio. Ne abbiamo persi quanto? Solo uno per ora, solo Ceverria. Potremmo rischiare di. No, due ne abbiamo persi. No, uno. Sì, lui ha preso un po' di danni, ma non è stato gravissimo. Aia. Nessuno con il tiro di opportunità comunque, bella storia. Allora andiamo qua e spariamogli. Ok, dai, magari riuscivo a tirarlo giù con un colpo di qua. Ma no! Cribbio, avevamo l'82%. Il fatto che ora lei rischia di prendersi il tiro di opportunità da parte dell'altro, e beh. No, è andata.
Non lo tiriamo giù, ma... Sì, invece, ce l'abbiamo fatta. Ottimo. E Sheveria invece è illeso. Ok, ha perso solo uno di equipaggiamento, ma... Mi ha detto... che esultano, non avevo mai visto che esultavano. Yeah, woohoo. Ottimo, sono tutti illesi. Non poteva andare meglio di così. Dopo la battaglia, i tuoi uomini entrano negli edifici in rovina e recuperano alcuni oggetti preziosi e cibo per alcuni giorni. Mentre attendi la fine della perquisizione, devi uno sguardo più da vicino alle teste infilzate sulle lance. Sono uomini e donne anziani, sembrano morti da lungo tempo. Ok, quindi in realtà forse non era un rito macabro come ce lo stavano dipingendo. No, cos'è che è successo? Allora, Enrique Ruiz è stato promosso, sì, l'abbiamo promosso noi. Ho ottenuto 16 razioni, 115 di tesori e 50 di esperienza. Ottimo per le razioni, più che altro. Non abbiamo ancora abbastanza esperienza per far salire qualcuno di livello. Tra l'altro, questo quanto serve poi per far salire di livello? 300 punti esperienza, ok. Che sono 3 volte tanto gli altri. Torniamo subito in città. Ci può stare, effettivamente. Oppure andare a esplorare questa zona qua. Cos'è quel luogo di interesse? Non ne ho idea. Ma vediamo un po'. Allora, vediamo quanto riusciamo a muovere. Niente, di un nulla. Vabbè, domani andiamo a prendere quelle erbe, magari. Allora. Guardia 78, non è tantissimo visto che l'abbiamo appena alzata, cioè l'abbiamo alzata. Ah, ma perché l'abbiamo alzata questo? Ok, metti questo piuttosto a cacciare, visto che l'altro è più bravo a fare la guardia. Allora, abbiamo dell'equipaggiamento rotto che possiamo riparare, ma metterei sempre il nostro dotto a riparare l'equipaggiamento rotto e lui lo manderei a cacciare allora. Visto che comunque razioni abbiamo abbastanza, vero? Sì. C'è razioni di cibo, di carne fresca, ecco. Allora, se unità di carne ha recuperato 2 punti di due pezzi di equipaggiamento. Ok, ottimo. Quindi andrei subito a segnarlo. Chi che aveva perso equipaggiamento? Era Echeverria. Ok, ma anche Isabella darei più che altro 2 nel danno. E un equipaggiamento non assegnato lo darei a sto punto a lui. Ok, lo spazio è tutta un'altra cosa, adesso. Là sotto non siamo stati, ma andiamo a seguire un po' le indicazioni che ci danno per... là c'è una casa. Ah, ci sarà una zona di una missione sulla esplorare la costa, ecco. E può essere effettivamente molto comoda, può tornarci molto utile. Allora. Niente contestuale, ok. Quindi farei che mandarlo a cacciare. Abbiamo della carne da conservare? No, perché ne ho trovata davvero poca stanotte. Potrei magari mettere lui a fare delle medicine. Non mi ricordo quante medicine abbiamo. 136, non è male 136 medicine, effettivamente. C'è scritto deperibile erbe. Al contrario della carne, le erbe non vanno male. Vabbè, ok. E proprio per quello direi che possiamo anche non conservarle, visto che abbiamo tante medicine. Ok, 12 unità di carne. Benissimo. Allora, andiamo là a vedere questo cairn. Probabilmente ci darà la missione. Ehi? Ok.
Traccia la mappa della costa. Ok, vediamo un attimo se ci dice anche quali sono i luoghi di interesse. No, forse perché sono delle zone che non abbiamo visto, per quello. Non ce le mette qua nel buio. E andrei qua a vedere un attimino quella cassa. Tanto mi sa che dobbiamo proseguire lungo la costa ora. 2 di olio, vero? Sì. Ma no. Non si può passare tipo di qua. Ok, poi è finito il... Ah, qua ci sono dei pesci. Forse ci fa fare... Ecco, vai a pescare. Allora... Farei questo. Vediamo quanto ci dà di vai a pescare con Pintado. Pintado è un bravo cacciatore, è il migliore che abbiamo. Mettiamo tutti la carne però, ok. Ne hanno preso 17 loro e Pintado non è riuscito a pescare nulla. No, proseguiamo lungo la costa, ci metteremo magari un po' di più, ma... Secondo me come... Ah, là ci sono delle erbe. Quanti movimenti abbiamo ancora? 5. Farei che ci andiamo domani comunque. Allora, lui può ancora andare a pescare e proviamoci. Darei tutti della carne, ma metterei l'altro cacciatore forte a conservare. Vediamo se per caso va bene. Ok, hanno trovato solo 5 unità di carne, 86 C. Ah, e Pintado ne ha trovate 13 pescando. Ottimo, bravo Pintado, bravo Pintado. Vabbè, le erbe però non ci servono così tanto perché ne abbiamo moltissime, quindi direi che possiamo lasciarle là per ora. Allora, vediamo se dalla mappa ci indica qualcosa del traccio alla costa o no. Ma no, io non voglio andare sulla strada, capisco che può essere più rapido, ma... Ah, là c'è un pecari, o quel che l'è. Allora, accampiamoci e facciamo che Pintado va... Ah, non c'è più da pescare, vabbè. Allora, abbiamo carne, conserva tutta? Sì, allora tu vai a cacciare, va? Stiamo finalmente crescendo di razioni. Iniziamo a girare un po'. Allora, 7 razioni. Però abbiamo trovato solo 6 unità di carne. Ma per fortuna c'è un pecari qua. Dove va sto pecari? Oh, ok. 11 unità di carne. Allora, qua non si vede ancora niente. Vediamo se la mappa indica qualcosa. Ah, qua. Là c'è un luogo di interesse che... Quindi andiamo magari a esplorare. Ottimo! Ah, può andare di nuovo a pescare, Pintado. Ottimo! Allora, razioni, però fai mangiare tutti carne. Ok. Caccia diminuisce un po', ma... sono tornati solo con 5 unità di carne. Per fortuna Pintado è riuscito a pescare. Bravo, Pintado! Allora, andiamo a prendere quel baule, le erbe però non ci servono, quindi le lascio là. Là c'è un altro baule, effettivamente. Andiamo a prendere quel baule. Quanto ci mettiamo? Accampiamoci prima, così almeno non dobbiamo accamparci sulla strada. Allora, lui non può più pescare, ovviamente. Lo mandiamo a cacciare. Tanto l'altro conserva abbastanza. E speriamo di trovare abbastanza carne. Ottimo, ottimo, ottimo. Siamo praticamente a 150 razioni e questo è molto buono. 3 unità di cola. Cos'è quella roba là? Ah, forse un laghetto. Vediamo per caso un altro punto di interesse? No. Quindi andiamo di nuovo sulla costa. Un altro baule. Là c'è un pecari che ci sta sfuggendo, ma non è grave perché per ora siamo messi abbastanza bene. Allora, mandiamo anche lui a cacciare visto che non abbiamo più provviste da mettere da parte. Visto che ne abbiamo trovate 11 giuste giuste. 18 unità di carne. Spettacolo. Ed è già un po' che non succedono più problemi al nostro accampamento di notte. Allora, andiamo verso quel pecari lassù.
Ok. Io prendo le erbe, dai, già che ci siamo. Tanto dobbiamo passare di là. Vediamo un nuovo punto di interesse? No. Ah, quindi dintorni era qua, montagne era qua e costa sarà questa zona qua che ci sta facendo vedere. Tra l'altro, sarei curioso di sapere quanto. 8 cairn abbiamo qua, ok. Direi che per questo episodio possa essere però tutto, visto che quel che c'era da fare l'abbiamo fatto. La missione è andata super bene, finalmente riusciamo a rodare un pochettino, grazie alle due mappe che abbiamo fatto. I nostri soldati sono in forma e niente, io vi invito a lasciare un mi piace, a scrivere un commento qui sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti e buona giornata!